Questa è la mappa, una mappa che abbiamo realizzato sulle, diciamo, più o meno tutte le esperienze di auto-organizzazione al momento presenti a Roma. I puntini rossi, per intenderci, sono le occupazioni abitative legate a sigle del movimento per il diritto all'abitare. Quelle verdi sono invisible squatting, le abbiamo chiamate, e sono occupazioni non legate a movimenti, quindi non legate a processi di auto-organizzazione, ma spontanee. A Porto Fluviale, una delle realtà occupate più antiche di Roma, degli ex magazzini dell'aeronautica militare completamente abbandonati. Entrarono oltre 150 famiglie all'inizio, adesso ce ne vivono una sessantina circa. Ayat, sono del Marocco, sono 15 anni e 2 mesi credo. All'epoca era l'unica soluzione per me. Io faccio l'assistente domiciliare. La speculazione immobiliare è grande e qua, essendo straniero, la prima cosa che ci dice: tutto in nero o niente, uno rimane senza lavoro e non posso garantire a nessuno di prendere un affitto, fare un contratto per pagare un affitto quando dopo un mese, due mesi perdo il lavoro. Ci sono dei finanziamenti della regione, ma non vengono utilizzati dal comune, che grazie ad una grande mobilitazione negli anni è una faticosa trattativa, è diventato da bene demaniale, da bene dell'aeronautica, a bene del comune, quindi il comune ne dispone e potrebbe trasformarlo in un'esperienza regolare e magari ancora più bella di quella che già esiste. Con tante famiglie diciamo di passaporto italiano, nate qui, e tante famiglie che vengono da altri paesi, che piano piano hanno imparato a conoscersi, ad autogestire questo luogo. La soluzione ci deve essere per forza. Perché 15 anni di emergenza abitativa, voi non avete risolto il problema, dovete pure buttare la gente fuori, no? Allora, c'è una trattativa, noi lasciamo il posto, ma voi cosa ci darete? Cosa fate per noi? Viale delle Province 198, sono due edifici gemelli in PDAP, dismessi nel 2012 e occupati il 6 dicembre 2012, 130 famiglie. Ho sempre lavorato, ho avuto 3 figlie, ho l'affitto che io ho abitato sempre a Balduino. Io lavoro domestica, mio marito è disoccupato e non ho potuto fare niente e non ho pagato l'affitto per circa quasi un anno e alla fine mi hanno fatto l'sfratto. Dove vado? Sono venuta all'occupazione. Quando ti trovi con una battaglia di polizia che devi lasciare la casa perché non hai pagato, che fai? Con i ragazzini, io ho il minore anche, non è che io ho voluto lasciare la casa così, perché non ce la faccio a pagare. Se non arrivo a pagare, che faccio? Io vado a rubare? Io non sono mai fatta per questo. Ci troviamo a via di Casalbocconi 112, zona Talenti. Era un'ex clinica che ha funzionato fino al 31 di dicembre del 2011. E per il momento siamo 120 famiglie, dal Nord Africa al Sud America, italiani. Io mi chiamo Anna e sono un occupante. Ma gli italiani che occupano sono principalmente persone che hanno perso il lavoro. Sono una ex commerciante. Avevo delle attività e purtroppo anch'io ho dovuto chiudere le attività che avevo. Le case popolari non le hanno date da tantissimo tempo, ma qui siamo una grande massa di Rom. Ma Roma si ritroverà con un accampamento di Rom se decidono di fare questi sgomberi. Non lo so, Roma sarà un accampamento di Rom, che questa volta saranno italiani, stranieri e tutta la serie che ne viene dietro. Città ovviamente particolarmente legata a
rendita urbana e processi di messa a valore degli edifici, sia pubblici che privati e poi cartolarizzati. Nella maggior parte dei casi questi edifici non vengono neanche messi a valore economicamente parlando, perché vengono lasciati dismessi per anni, abbandonati per anni, ed è il motivo per cui poi vengono occupati, ed è il motivo per cui per esempio un tempo le occupazioni e queste realtà erano concentrati nelle borgate, nelle periferie dove mancavano i servizi, oggi si trovano anche al centro o comunque vicini al centro storico. C'è molta difficoltà a livello nazionale, ma in particolare sulla città di Roma, che a prendere insomma seriamente questo tema, anche perché ci sono insomma delle sfumature anche morali e politiche legate a chi occupa che non vanno insomma sottovalutate. Sudan, abito qui a Metropolis del 2009, una città meticcia praticamente. Qui è una macelleria, una vecchia macelleria che è stata abbandonata quando eravamo entrati, era chiuso da 20 anni praticamente. E poi dopo, cercando il posto, mancanza del posto abitativo, io prima di arrivare qua a Metropolis, prima vivevo a via Scorti Capove, dove è stato sgomberato. Sono un rifugiato politico e protezione sussidiaria. Prima vivevo insieme a mia compagna, ho conosciuto una ragazza sempre qua, ho fatto la famiglia, ho fatto due figli.